che Minna che può fare. Che donna! Eccoci qui nel big match di Serie D che vede contrapporsi la compagine dei Monatti alla destra dei vostri teleschermi contro quella del Dream Team invece alla sinistra dei vostri teleschermi. Match davvero che si preannuncia combattuto. Dirige il match signor Mauriello, sezione Doria. Assistiamo anche al sorteggio. Siamo al sorteggio. Libera e Cafiero. Tocco effettuato. La palla è dei Monatti, che andranno dunque alla battuta. C'è Campese sulla sfera. Anzi era Ruppolo, palla arretrata per Cafiero, subito Troiano! Siamo questa azione di calcio d'angolo, va Castrovinci alla battuta, Castrovinci la palla in mezzo, poi Troiano con il destro che finisce però alto sopra la traversa. Non c'è la foto, figurino. Corvino, lungo rilancio, l'aggancio di Ruppolo, grandissimo Ruppolo che stava sferrando subito il vantaggio per i Monatti. Grandissimo lancio di Corvino e poi Ruppolo era andato. Ancora Ruppolo, la palla per palla arretrata per Campese. Ancora Campese alla battuta. Pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Brandi. Pallone però alto sopra la traversa. Palla per Castrovinci. Ottimo in fase di interdizione, prova ad andare in verticale. Castrovinci, Castrovinci il destro. Corvino la blocca. Ancora Soprano. Prova a intercettare, ancora Soprano, Soprano. Davanti a Corvino, Soprano che para con la manona. Il pallone è spazzato. Checco! Checco! Vediamo Edo Passaro. Fascia sinistra, il tocco per Castrovinci, prova ad andare, ancora Castrovinci, Castrovinci, Pagano! Corrado Pagano! Segna sempre lui! L'1-0 dei Dream Team. La rete di Corrado Pagano che va a realizzare l'1-0, si accorge che mi hai preso. Grazie, Corrado, troppo buono. 1-0 dunque. Parte Pagano con il destro, pallone di poco fuori, bel tiro di Corrado Pagano, non ha girato abbastanza però. Brandi, Pagano vince un rimpallo, Pagano ci aveva riprovato, pallone però fuori. Con in verticale Campese va a metterla giù, Castrovinci, ottimo il numero di Castrovinci, pallone in verticale, cercare Pagano, che azione, Passaro, la parata di Corvino. Come gioca il Dream Team? Monatti davvero paralizzati in questa fase. Campese, Luca Lieta. Luca Lieta.
Ora Castrovinci, ora che Pagano! L'uscita di Corvino! Poteva fare doppietta, Corrado Pagano, sarà soltanto fallo laterale invece. Cafiero, poi Castrovinci va a potenza con il tacco, guarda il tocco di Passaro, in verticale per Castro! La parata di Corvino, ottimo Castrovinci in questa occasione. Ancora Ribera, riesce a guadagnare anche un'ottima rimessa laterale. Tocca davvero bene il Dream Team. Stai dimostrando di legittimare il vantaggio. Valte Campese con il destro, la parata di Morrone strepitosa, e poi Troiano salva sulla linea in maniera clamorosa. Poi De Rosa e Ribera. Che occasione questa per i Monatti di portarsi sul pareggio. Pagano può andare, ancora vada, solo un avversario fermato, forse Pagano esplode il destro, Corvino la parata, poi Soprano e Corvino, non so, fa ripetere due volte, spazza la sfera. Finisce qui il primo tempo, a vederci nella ripresa, il punteggio di 1-0 per il Dream Team. Inizia il secondo tempo con Pagano che prova il destro, ora che termina di poco la sinistra di Corvino. Ricordiamo il parziale di 1-0 per la compagine dei ragazzi in maglia bianca. Poi Corvino, c'è tanto vento quest'oggi che disturba la traiettoria del pallone. Vediamo Cafiro, Campese prova a metterla giù, Campese la palla per Brandi in verticale, Soprano davvero un colosso in fase difensiva. Il pallonetto, poi Corvino, la Corvino in verticale, Ribera, buca di intervento, Ruppolo, Morrone vicino al pareggio dei Monatti. Palla sul secondo palo, lo stacco di Ruppolo, il pallone che termina fuori, la migliore occasione per i Monatti. Cercare Cafiero che la tiene in campo, poi Castrovinci in campo aperto per Pagano, ancora Pagano la liscia in maniera clamorosa. Bomber trinchillo lo catechizza dall'alto della sua esperienza. Napoli, tu è il tuo! O forse Ruffo, la nuova De Rosa. Parte De Rosa con il destro! Il pareggio dei Monatti con De Rosa direttamente su calcio di punizione. Primo piano meritatissimo per De Rosa che va a portare in equilibrio il match 1-1, meritato anche, c'è da dire, per i Monatti. 1-1 dunque, vediamo come reagiranno i Dream. Parte Pagano con il destro, pallone che sfiora il palo difeso da Corvino. Ancora Edo Passaro, può andare in dribble. E finisce qui, 1-1 fra Dream Team e Monatti. Interrompiamo qui il nostro collegamento. Eccoci con Brandi e Ribera, protagonisti del match fra Monatti e Dream Team, finito con il risultato di 1-1, pareggio forse è più giusto, cominciamo a dire Brandi, un pareggio agguantato sul calcio di punizione, penso sia meritato questo pareggio, meritate di più o di meno? No, abbiamo giocato meglio di rispetto ad altre volte, proprio perché per la mancanza della confezione, che saluto. Abbiamo preso il pareggio e per te più due punti persi, un punto guadagnato, forse la prima opzione. Buttati, non persi. Abbiamo giocato, soprattutto il primo tempo potevamo fare molto di più. Il secondo tempo abbiamo controllato, su un calcio di punizione dubbio l'hanno pareggiato, a due dalla fine. Quindi ragazzi, con questo pareggio le vostre ambizioni quali sono? Noi puntiamo sempre al secondo posto. Per i Monatti invece? Pure va benissimo, allora grazie ragazzi, in bocca al lupo, Monatti e Dream Team.